Facciamo un recap veloce dei giochi mostrati. Tutti i giochi che arriveranno sul Game Pass fin dal day one. Arx Fatalis rimarrà a marcire sulla mia wishlist Steam e GOG. Ok, che cazzo lo compro a fare? E We Within 2, altri soldi risparmiati. Tutti Fallout, ah, finalmente, speriamo che i casual gamer che hanno anche PC riscoprano questa grande saga. E non pensano che Fallout sia solo quella merda di Fallout 3 e Fallout 4. Wolfenstein 2, l'ho appena iniziato il primo, che tempismo perfetto. Yakuza Like a Dragon, ok, va bene, è un bel gioco, di qua di là, però non me ne è fatto un cazzo a me. Psychonauts 2, evviva! Age of Empire 4, evviva! Lo aspetto come la madonna! Forza Horizon 5, cazzo, finalmente un po' di next gen. Halo Infinite, fotte Sega. Back 4 Blood, ah, finalmente potrò provare Left 4 Dead, visto che il terzo capitolo non arriverà mai su Valve. The Ascent, e vai, e vai, e vai, questo è GOTY per me, lo divorerò sicuramente. 12 Minutes, anche lui bello, marcirà nella mia wishlist Steam. Shredder, ah, evviva, un titolo che sembra valido di snowboard finalmente. Sable, anche lui marcirà nella mia wishlist Steam. The Gunk, che io attendo come la madonna, ragazzi. Tenete gli occhi puntati su questo gioco perché merita da tanto come platformer. Scorn. Alleluia, alleluia, alleluia. Dopo 7 anni sarà mio, speriamo che non sia una cagata pazzesca. Hello Neighbor 2, bella furbata di Microsoft per accalappiare sempre nuovi bambini e casual gamer. Aragami 2, no, questo lo compro, non me ne è fatto un cazzo, ho amato il primo, devo dare i soldi agli sviluppatori. E voi, giocate il primo, invece di giocare subito il 2. Vergogna. Vergogna! È uno stealth game che merita tantissimo. Dungeon & Dragon Dark Alliance, anche lui marcirà su Steam, anche perché non avrò mai il tempo di giocarlo. Poi, fate sega degli ultimi 4 in questa lista, tanto non interessa a me giocarli. Pure AIDS, non me ne frega un cazzo. Outer Worlds 2. Cazzo, 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 non vedo l'ora. Finalmente. Posso tornare a giocare ai giochi con lo humor dei Fallout. E finalmente arriva un 2. L'ho amato il primo. E questo trailer che è pazzesco. Guardatelo, vi farà morire a ridere. Contraband di Avalanche. Io ho zero fiducia in Avalanche. Sarà una cacata pazzesca. Redfall, titolo competitivo. Forse porterà altri dindini a Microsoft. Replace. Deve essere assolutamente mio. E Plague Tale Requiem. Naughty Dog, prendi, impara, questo è un capolavoro, non i tuoi giochi. Atomic Earth, avete presente la wishlist Steam di cui vi ho parlato? Gang Beats con gli animali. Stalker 2, finalmente sei qui, quindi esisti. Esistete ancora, lo sviluppate ancora il gioco. Ah, che soddisfazione. Oh mio Dio! Heyuden Chronicles! Il gioco che io partecipo dal Kickstarter! Tutti finalmente potranno giocare il più grande JRPG di sempre, perché è sviluppato dai creatori di Suikoden 2. E ho piena fiducia. Il miglior videogioco della storia mai esistito. Per me è Jason Schreier, quindi... Elden Chronicles sarà una figata pazzesca e arriverà ben 2 capitoli su Xbox Game Pass. Rising e Andre Diros. Cazzo, 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 questo è l'evento dell'anno per me. E soprattutto Phil, grazie. Grazie per aver dato i soldi per continuare a svilupparlo e renderlo un grande gioco. E soprattutto grazie per essere un cazzo di stalker della mia wishlist Steam. Grazie Phil, grazie Phil. Staccherò il poster di Gabe Newell e ti metterò a te come santo. Grazie Phil, grazie. Ah, e nonostante tutto, col cazzo che mi compro Xbox. PC Master Race!